Un telo da pacciamatura è, io la prima volta l'ho digitato su Google. Allora, un telo da pacciamatura è di solito costituito da un telo in materiale plastico vario, può essere polietilene. Lo scopo principale di un telo nero è quello di avere un effetto erbicida. Il nero, come colore, blocca l'arrivo delle radiazioni sul suolo, le piante sotto, senza sole, non crescono, quindi questo è lo scopo principale del telo di pacciamatura. Un'altra delle funzionalità importanti è il fatto che un telo di pacciamatura scalda il terreno, se è nero meno, se è trasparente o fumé di più, e quindi in aree in cui magari vogliamo anticipare un po' la coltura, gli agricoltori usano questi teli appunto per arrivare sul mercato un po' prima. Questi teli che funzionano tanto bene, plastici, che praticamente sono, penso, sul mercato dagli anni 60, dalla rivoluzione della plastica, quindi fondamentalmente sono diventati un alleato imprescindibile per gli orticoltori, in realtà hanno poi bisogno di essere smaltiti, rimossi dal terreno e smaltiti. E questi teli devono essere scalzati, riarrotolati e conferiti a un riciclatore o a un consorzio o messi, quando è possibile, ancora in discariche. Quest'ultima pratica è sempre più rara e molto costosa. Il telo biodegradabile mantiene le funzionalità di un telo di pacciamatura tradizionale e non ha più tutto quel post uso molto pesante da tutti i punti di vista, perché comunque se pensiamo anche nelle zone orticole ci sono camion che girano per le aziende per raccogliere i teli, quindi ci togliamo una fetta completa di lavoro da fare, non solo da parte dell'agricoltore, ma da parte di tutta una filiera, quindi con un ricarico che non è solo il ricarico, il costo di manodopera che l'agricoltore si assume e in molti casi non si paga, perché se l'agricoltore non fa ricorso a manodopera è gratuito per lui questa operazione, ma anche un costo sociale molto grosso. Quindi è un materiale che possiamo tranquillamente lasciare nel terreno a fine ciclo e deve essere incorporato nel terreno, quindi quando l'agricoltore prepara il terreno o subito dopo che ha raccolto e estirpato la pianta ormai non più produttiva, può incorporarlo e questo è un vantaggio enorme, sia perché non deve rimuovere un telo che è sporco. In molti casi, per esempio, rimuovere i teli sottoserra per le fragole è un'operazione pazzesca. In molti casi si inondano le serre con acqua, in questa fanghiglia gli operatori devono andare a tirare sul telo e poi a mano arrotolarlo. Quindi credo che alla fine l'uso di un telo di pacciamatura sia molto importante, non solo perché si lavora meno, ma anche perché consente all'agricoltore di organizzare la sua azienda in una maniera più funzionale e quindi avere più tempo magari per fare altre cose invece che raccogliere il telo, ma anche per andare in vacanza, per prendersi un po' di tempo per sé. L'uso sta incrementando l'uso dei polimeri biodegradabili per agricoltura e soprattutto anche le amministrazioni se ne stanno rendendo conto e stanno un po', come dire, sponsorizzando l'uso di materiali biodegradabili in agricoltura. Questa è una cosa molto importante, un ritorno molto, molto importante.